Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Miosphere Pivicid. A cosa serve? Miosphere Pivicid è un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino circovirus suino inattivato più vaccino Mycoplasma pneumonia inattivato, appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini virali e batterici inattivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Ipra Italia SRL. Miosphere Pivicid può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorio Sipra. Concessionario: Ipra Italia SRL. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: vaccino circovirus suino inattivato più vaccino Mycoplasma pneumonia inattivato. Gruppo terapeutico: vaccini. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Confezioni: Miosphere Pivicid soluzione iniettabile intramuscolo 1 flacone, 125 dosi, 25 ml per suini. Miosphere Pivicid soluzione iniettabile intramuscolo 1 flacone, 50 dosi, 10 ml per suini. Principio attivo: Mycoplasma pneumonia ECPCD2 ricombinante inattivato, ceppo Nexion. Mycoplasma pneumonia RP7, 1,3. Proteina capsidica di circovirus suino di tipo 2, PCV2, RP7, 1,3. Unità di potenza relativa determinata mediante test ELISA. Indicazioni: per l'immunizzazione attiva dei suini, al fine di ridurre lesioni polmonari associate alla polmonite enzootica suina causata da Mycoplasma pneumoniae. Altresì per ridurre l'incidenza di queste lesioni, come si osserva dalla ricerca sul campo. Per ridurre la viremia, la carica virale nei polmoni e nei tessuti linfoidi, la durata della fase viremica causata dall'infezione da circovirus suino di tipo 2, PCV2. L'efficacia contro i genotipi PCV2A, B e D è stata dimostrata in studi sul campo. Per ridurre il tasso di abbattimento e la perdita di incremento ponderale giornaliero in presenza di infezioni da Mycoplasma pneumonia e barra o malattie associate a PCV2, come osservato a 6 mesi d'età in studi di campo. Mycoplasma pneumoniae. Insorgenza dell'immunità: 3 settimane dopo la vaccinazione. Durata dell'immunità: 23 settimane dopo la vaccinazione circovirus suino di tipo 2. Insorgenza dell'immunità: 2 settimane dopo la vaccinazione. Durata dell'immunità: 22 settimane dopo la vaccinazione. Inoltre, è stata dimostrata una riduzione del rilascio nasale e fecale e della durata dell'escrezione nasale di PCV2 negli animali esposti 4 e 22 settimane dopo la vaccinazione. Posologia: per uso intradermico. Prima dell'uso portare il vaccino a temperatura ambiente. Agitare bene prima dell'uso. Somministrare per via intradermica una singola dose da 0,2 ml nei suini dalle 3 settimane in su nella regione laterale del collo, usando un dispositivo per iniezione senza ago per la somministrazione di dosi da 0,2 ml, con diametro interno di 0,25, 0,30 mm e forza di penetrazione di 0,9, 1, 3 n. Avvertenze: precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Non pertinente. Tempi di sospensione: 0 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.